Ciao, sono il maestro Vincenzo e oggi vi parlerò delle misure e delle equivalenze. Perché abbiamo iniziato a misurare gli oggetti? Cosa vuol dire misurare? Come possiamo farci un'idea delle dimensioni, del peso della frutta, della temperatura corporea o della capacità di un oggetto di contenere un certo liquido, anche senza avere a disposizione righelle, bilance o altri strumenti di misurazione? Ogni giorno abbiamo a che fare con le misure. Per esempio, si percorre una certa distanza tra casa e scuola. In cartolibreria si chiede un quaderno a quadretti di 5 mm. Al salumiere si ordina 3 etti di prosciutto, al macellaio 1 chilo di bistecche. La mia TV è grande 48 pollici. Con un amico ho corso 5 km, ho bevuto 1 litro d'acqua. Il mio computer ha una memoria di 512 MB. Per la torta occorre 1 chilo di farina. Dal dottore in farmacia ho fatto una fila di 10 persone e così via. In tutte queste situazioni ho fatto delle misurazioni. C'è da dire che se oggi ordino del prosciutto sono sicuro che il salumiere usa la mia stessa bilancia. Se parlo di distanza tra casa e scuola, sono sicuro che tutti capiscono questa distanza. Questa sicurezza però non c'era nelle prime civiltà perché usavano misure diverse che creava confusione anche tra le persone della stessa località. Questo perché le unità di misura utilizzate dagli antichi erano antropomorfiche, cioè a misura d'uomo. Le lunghezze si misuravano confrontandole con la misura del proprio piede, del proprio braccio, della propria mano, del gomito, della spanna. E quindi, non essendoci una unità di misura uniforme, si creava tanta confusione. La necessità di comunicare concetti dettagliati e precisi con le altre persone e popoli, di parlare di scienze, di tecniche e di fare commercio, portò l'uomo a creare una comunicazione comprensibile da tutti allo stesso modo. Quindi misurare un pezzo di stoffa, un gregge di pecore, un sacco di farina, l'altezza di una persona, sapere l'ora esatta o quanto peso, significa dare a tutte queste cose un valore numerico ben preciso. Allora gli scienziati del mondo si riunirono e costruirono il sistema internazionale delle unità di misura uguale e condivise da tutti i paesi del mondo. Oggi il sistema internazionale è basato su 7 grandezze fisiche fondamentali, ognuna delle quali ha la sua unità di misura fondamentale. L'intensità di corrente elettrica ha come unità fondamentale di misura l'ampere, l'intensità luminosa la candela, la lunghezza il metro, la massa il chilogrammo, la quantità di sostanza la mole, la temperatura termodinamica il Kelvin, l'intervallo di tempo il secondo. Tutte le altre unità di misura che conosciamo e utilizziamo abitualmente sono derivate da queste. Che cosa significa allora misurare? Misurare una grandezza quindi significa dire quante volte una certa unità di misura di riferimento è contenuta dentro quella grandezza. Oggi parleremo di alcune misure, cioè di quelle che si usano a scuola e nella vita quotidiana. La lunghezza, il peso e la capacità. Iniziamo subito con le misure di lunghezza. Le misure di lunghezza indicano quanto è largo, lungo o alto un elemento e indicano anche la distanza da un punto all'altro. La sua unità fondamentale è il metro. Le misure di capacità invece sono misure che indicano quanta sostanza può contenere oppure contiene un contenitore. La sua unità fondamentale è il litro. Infine, le misure di peso e di massa sono misure che indicano il peso di un elemento. La sua unità di misura fondamentale è il chilogrammo. Tutte e tre le misure hanno dei multipli e dei sottomultipli, cioè hanno dei multipli significa che hanno delle marche che valgono 10, 100, 1000 volte di più rispetto alla sua unità fondamentale e dei sottomultipli, cioè delle marche che valgono 10, 100, 1000 volte di meno rispetto alla sua unità fondamentale.
queste multiple e sottomultipli, la sequenza che è scritta in queste tre tabelle, bisogna tenerla bene a mente. Perché bisogna tenere a mente quella sequenza delle Marche? Perché così si possono fare le equivalenze. Che cosa sono le equivalenze? In certi libri potresti leggere che una equivalenza è una uguaglianza tra due espressioni che usano diverse unità di misura. Tradotte in parole povere, possiamo vedere che equivalenza è una parola composta dove equi significa uguale e valenza significa valore, cioè uguale valore. Ciò sta a significare che un'equivalenza quindi esprime una stessa quantità con due unità di misure diverse. Quindi le equivalenze permettono di passare da un'unità di misura ad un'altra senza che cambi il suo valore. Quindi rimane lo stesso. Per eseguire un'equivalenza tra le misure bisogna osservare alcune semplici regole. La prima è che la marca si riferisce sempre all'unità del numero, sia che sia un numero naturale che decimale. Il 2 è l'unità del numero, quindi 2 sono i chilometri, mentre 4 è l'unità del numero, 4 sono gli ettogrammi. La seconda regola è che se si moltiplica un numero naturale o decimale per 10 centi e 1000, bisogna aggiungere degli zeri oppure spostare la virgola verso destra di tanti posti quanti sono gli zeri del 10, del 100, del 1000. Invece, se io divido un numero naturale o decimale per 10 centi e 1000, devo togliere gli zeri. Oppure spostare la virgola verso sinistra di tanti posti quanti sono gli zeri del 10, del 100 e del 1000. Facciamo alcuni esempi pratici così capirai bene l'applicazione di queste tre regole. Cominciamo con le misure di lunghezza. Vedi, 4 decimetri li devo trasformare in millimetri. Per capire come fare, mi aiuto con la tabella, anche se questa la dovresti ben memorizzare. Quindi parto dai decimetri e vado verso i millimetri. Significa che se parto dai millimetri devo fare due salti a destra, quindi devo moltiplicare il numero per 100. Vedi 100 a due zeri, aggiungo al 4 e due zeri ottenendo così 400. Quindi 4 decimetri sono uguale a 400 millimetri. 5.000 metri in chilometri. Quindi parto dai metri e vado verso i chilometri. Significa che devo fare tre salti verso sinistra. Quindi devo dividere il numero per 1000. Essendo 5.000 numeri con gli zeri, diviso 1000 significa che devo togliere tre zeri, ottenendo così 5. Adesso parto dai millimetri e devo andare verso i decimetri. Quindi significa che devo fare due salti a sinistra. Quindi devo dividere il numero per 100, cioè mi devo spostare di due posti a sinistra. Essendo un numero decimale, significa che devo spostare la virgola a sinistra di due posti. Io per comodità parto sempre dal numero di partenza, come vedi. Adesso mi sposto di due posti a sinistra. Segui i trattini neri, 1 e 2. Ecco che qua metto la virgola. Da che cosa capisco che mi sono spostato effettivamente di due posti come mi dice 100? Lo capisco perché tra la virgola rossa e la virgola nera ci sono le due cifre, cioè i due posti che mi detta il 100. Quindi a questo punto capisco che ho fatto bene. Aggiungo lo 0 ed vado a eliminare la virgola vecchia, cioè la virgola rossa, ottenendo così 0,346 decimetri. Proviamo a fare un altro esempio. Quindi adesso dai chilometri devo andare verso i metri. Quindi parto dai chilometri e vado verso i metri. Significa che devo fare tre salti a destra. Devo moltiplicare il numero per 1000. 1000 mi dice che mi devo spostare a destra di tre posti. Andiamo a spostarci. A destra della virgola. 1, 2, 3. Mi manca il terzo posto, non ho la terza cifra. Allora in questo caso si aggiunge lo 0 e poi si mette la virgola.
Anche in questo caso, tra la virgola rossa e la virgola nera, ci sono le tre cifre, cioè i tre posti che mi ha dettato il 1000. Allora ho fatto bene. A questo punto aggiungo lo 0 per correttezza ed elimino la virgola vecchia, cioè la virgola rossa, ottenendo così 210,0 metri o semplicemente 210 metri. Facciamo alcuni esempi invece con le misure di capacità. Da litri devo andare verso i decilitri, quindi parto da litri e vado verso i decilitri. Devo fare un salto a destra, quindi significa che devo moltiplicare il numero per 10. Quindi 6 per 10, basta che a 6 aggiungo uno 0, ottengo così 60 decilitri. 4.400 mm li devo trasformare in decilitri, quindi parto dai millimetri e vado verso i decilitri facendo così due salti, quindi devo dividere il numero per 100. Ciò sta a significare che sento che il 4.400 è un numero con gli zeri, diviso 100 mi dice che devo basta togliere due zeri, quindi ottenendo così semplicemente 44. Dagli ettolitri devo andare verso i litri, significa dagli ettolitri verso i litri faccio due salti a destra, quindi devo moltiplicare il numero per 100. 100 mi dice che, essendo un numero decimale, che mi devo spostare a destra di due cifre. Sposto la virgola a destra di due cifre, 1, 2 e metto la virgola. Come vedi, tra le due virgole ci sono 0, 7, cioè ci sono le due cifre che mi indica il 100, quindi ho fatto bene. Aggiungo uno 0 per correttezza ed elimino la virgola vecchia, ottenendo così 7,0 o semplicemente 7 litri. Da centilitri a decalitri. Parto da centilitri e vado a decalitri, quindi vado verso sinistra di tre posti, quindi devo dividere il numero per 1000. Parto sempre dal numero di partenza, quindi dal 65, e devo spostarmi a sinistra di tre posti. 1, 2, 3. Come vedi, mi manca il terzo posto. Allora aggiungo lo 0 e qua metto la virgola. Per correttezza aggiungo un altro 0, ottenendo così 0,065 decalitri. Andiamo alle misure di massa o di peso. Quindi dagli ettogrammi devo andare verso i grammi, quindi significa che mi devo spostare a destra di due posti, quindi devo moltiplicare il numero per 100. 100 mi dice anche che mi devo spostare la virgola di due posti a destra. Quindi 1 a destra, 2, mi manca la seconda cifra, che aggiungo lo 0 e metto la virgola. Tra le due virgole ci sono 8 e 0, cioè ci sono le due cifre, ci sono le due posti che mi dette 100. Quindi ho fatto bene l'equivalenza. Aggiungo lo 0 per correttezza ed elimino così la virgola vecchia, ottenendo così 280,0 o semplicemente 280 grammi. Da grammi devo andare verso gli ettogrammi, significa che mi devo spostare di due posti a sinistra, quindi devo dividere il numero per 100. 100 mi dice anche che mi devo spostare la virgola anche a sinistra di due posti. E vediamo 1 e 2 e qua metto la virgola, ottenendo così 3,45 ettogrammi. Dai milligrammi verso i grammi. Quindi devo fare tre salti a sinistra, mi devo spostare di tre posti a sinistra, devo dividere il numero per 1000. Quindi adesso mi sposto, essendo un numero decimale, di tre posti a sinistra. 1, 2 e 3. Come vedi, mi mancano altre due cifre, aggiungendo gli zeri. Adesso metto la virgola. Come vedi, tra la virgola nera e la virgola rossa ci sono le tre cifre, ci sono i tre zeri, quindi ho fatto bene l'equivalenza. Aggiungo lo 0 ed elimino la virgola vecchia, ottenendo
ottenendo così 0,00009 grammi. Adesso ci dobbiamo spostare dai chilogrammi verso i decagrammi, quindi devo fare due salti a destra, quindi devo moltiplicare il numero per 100. In questo caso devo spostare a destra la virgola di due cifre. Andiamola a spostare. 1, 2 e qua metto la virgola. Come vedi, tra le due virgole, quella rossa e quella nera, c'è il 72, cioè ci sono le due cifre, ci sono i due posti che mi dettano i due zeri del 100. Quindi ho fatto bene gli spostamenti. Aggiungo lo 0 per correttezza e vado ad eliminare la virgola vecchia, cioè la virgola rossa. Ho ottenuto così 63.172,0 o semplicemente 63.172 decagrammi. Oltre alle equivalenze, le misure possono essere scomposte, cioè si può stabilire il valore e la marca di ogni sua cifra. Questo lo si può fare se si tiene in mente bene la prima regola che abbiamo visto poco fa, cioè la marca si riferisce sempre all'unità del numero. In questo caso i metri si riferiscono al 5 perché 5 è l'unità del numero. Quindi 5 sono i metri. Di conseguenza, tenendo a mente bene la tabella della lunghezza, a sinistra dei metri ci sono i decametri, quindi 8 decametri, a sinistra dei decametri ci sono gli ettometri, quindi un ettometro. 0,47 litri, i litri si riferisce sempre all'unità del numero. In questo caso l'unità del numero è 0, quindi abbiamo 0 litri. A destra dei litri abbiamo 4 decilitri, a destra dei decilitri abbiamo i 7 centilitri. Invece, utilizzando le misure di peso, abbiamo che i chilogrammi si riferiscono all'unità del numero, quindi al 3. Quindi 3 sono i chilogrammi. 2 che cosa saranno? A sinistra dei chilogrammi abbiamo le decine di chilogrammi, mentre alla destra dei chilogrammi abbiamo gli ettogrammi. Quindi abbiamo 2 decine di chilogrammi, 3 chilogrammi, 6 ettogrammi. Questa lezione finisce qui, spero di essere stato chiaro e spero che ti sarò d'aiuto nel tuo apprendimento e anche nel tuo insegnamento di questo argomento. Ci possiamo incontrare sempre sul mio canale YouTube, dove ti aspettano, come vedi dall'immagine, diversi video che ho pubblicato precedentemente che ti possono essere di aiuto nel tuo apprendimento scolastico oppure anche nell'insegnamento. A presto e buon lavoro!